Oggi Playa de las Americas con la Palmas, con la ciurma. Ti piace oggi? Sta male per colpa di una banana. Una banana che fa tru 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 tru. Cerveza a 1,50€, top. Un macchiatino. Siamo qui, ma Sophie, come stai Sophie? Di merda. Non mangiate hamburger spagnoli, soprattutto le banane. Le banane per cagare, raga, madonna. Mi sta salendo qua tutto il pomeriggio. Niente. Ciao, alla Ciao. Prossima. Alla prossima. Sto una merda. Al Rocchettino Caffè. Questa particolare, non dico spiaggia perché poi non è che ci sia una spiaggia, con questo non so cosa sia. Cosa sarà sta roba qui? Boh. Guardate che bello paesaggio. Ciao amici, noi stiamo per uscire a cena. Oggi siamo andati a Playa de las Americas, avete visto le clip, bellissimo. Ci vediamo nelle prossime riprese, nei prossimi giorni. Ora usciamo a cena, paella. Siamo arrivati a Bahamar, questo piccolo paesino di pescatori. Oggi siamo nord-ovest dell'isola, molto carina. Adesso vediamo qua le caratteristiche di queste piscine con le onde dell'oceano che arrivano e riemprono. Lì c'è una piscina più grande. C'è un mare di merda. Siamo abituati bene, effettivamente qua è molto... Però lì è piena, c'è gente, questa meno piena. Guardate che belle onde che arrivano. Boom! E si riempono così. E qua c'è questo mini palettino molto carino, tutto bagnato qua perché arrivano le onde. Andiamo di farci lavare da una onda. San Cristobal della Laguna. Siamo qua per andare a cercare un posticino tipico dove mangiare. A Catedral. Buon appetito. Abbiamo preso boccadillo, cose particolari. Com'è? Buono. Ovviamente ci facciamo anche il dolcino. Sofì, adesso lo taglio. Tattico, questa era piccola, ma sembra, vabbè, enorme. Bueno. Siamo a casa, stiamo cucinando. Qua abbiamo una torta salata che vediamo fare spinaci e ricotta. Abbiamo già fatto un'altra pronta che è in frigo. Questa è meglio non farla vedere, forse. Ricotta e prosciutto, ma questo alla fine non è prosciutto, ci hanno scammato. Quindi niente. Che carina. Chi è che ciuccia qua? Senti com'è? Non lecchi la spatola, così solo a metà. Se non lecchi Marisa, è un pov. Da quando lo dice il Gino Massari. Non è buona. Fa sentire dall'altra parte. Ecco, va bene. Fai vedere che bella. Buona. Quindi, ragazzi, ma questa è la nostra. Ok, so guys, now we are cooking together. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Lo spinaccio a Tenerife. Allora, consiglio da food blogger che sono, non comprate mai gli spinaci a Tenerife. Ma comprate il carbon vegetale per cagare. Detto ciò, ora vi farò conoscere una persona. Bene, lei si chiama Sofia, come me, io sono quella vera, però guarda. Questa parte non andrà mai nel vlog perché sto facendo sì, la carina. Ah, abbiamo preso queste patatine, molto buone queste, ma io resto... io vorrei dire. Fedele. Alle classiche. Amici, buongiorno, stiamo andando a vedere il faro di Teno, proprio sulla punta in alto a nord. No, a nord. No, non è nord, siamo a sud. No, siamo al sud dell'isola. Siamo a ovest, sud-ovest. Stiamo andando a vedere questo faro che sembra essere particolarmente bello. C'è questo paesaggio molto particolare. Abbiamo attraversato i colli con le nuvole. Non si vedeva niente, sembrava nebbia. Vi faccio vedere, porto con me. In tutto ciò ci sono 18 gradi. Spettacolo. E si sta da Dio. Vedete che particolare questo stacco. E noi abbiamo attraversato un po' qua i colli, che tutto, cioè non si vedeva niente. Dio, guarda che figa la strada lì. Guarda la nuvola. Lì si vede la nuvola tutta che si muove, anche questa cosa sopra di noi. Abbiamo preso il pullman, abbiamo anche scroccato la mascherina perché meno io male non... parlo spagnolo. Io non ce l'avevo, quindi c'erano gli amici di che stavano controllando gli arrivi delle macchine e ce l'hanno data una, per fortuna. Adesso si va al faro. Guardate l'oceano, assurdo.
è immenso. Eccoci, lo stacco dalla vegetazione tipo marroncina chiara al marrone scuro. E questa è Tenerife, praticamente nel mare. Perché tutti i promontori simili? Lì fanno il bagno. Può scendere giù e fare il bagnetto. E qua si può anche vedere. Vede l'altra isola a fianco, quella piccolina che è lì. Comunque c'è uno spettacolare. Ah, qua c'è un colore assurdo, delle sfumature bellissime. È un po' di vento. Ovviamente il faro è chiuso, giusto che sia, e quindi ce lo possiamo vedere da qua. Ce lo gustiamo da qua. Mi tengo. Parecchio. Vogliamo via. Guardate qua questo sentierino. Che spettacolo, guarda. Ci addentriamo in un sentierino che va proprio fino a giù, ma alterna dei momenti così di sosta a delle folate di 40 o 50 km all'ora che prima eravamo seduti e siamo andati indietro. E però è bello per questo. E qui si può benissimo entrare, c'è un colore assurdo e fai il bagnettino. Tanta roba con vista faro. C'è l'altra isola. Dobbiamo stare solo attenti a non cadere giù. Siamo al Teide, cioè sotto il Teide. Guardate che paesaggio particolare. Guardate qua, che roba. Siamo arrivati sotto la base del Teide. Infatti qua c'è la funicolare. Adesso capiamo un po' il da farsi e vediamo se si sale oppure no. Aggiornamento freddo dopo un minuto. E a parte che non c'è più posto, boh, fino a tipo domani pomeriggio. Ma poi costava. Avevamo visto questo 21,50€ che dice vabbè, però uno lo fa una volta nella vita. No, 21,50€ per salire. E poi 21,50€ per scendere. E allora. Voglio dire, cioè. Scendevamo The Kill. Per parlare in gergo tecnico. Eccola qua. Allora, vedete che cerco la giusta luminosità. Ragazzi, los chicos, io sto con los chicos, chi? Bella piccola. E la funivia è sta Zaki, ok? Io sto brusada sul naso, sulla testa, sulla cabeza. Cosa possiamo ancora dire ai nostri followers? Molto bello. Mia tutto. E come si chiude? Ho dei problemi con la chiusura. Oh no, off. Chiudo lo schermo. Bellissimo qua. Siamo arrivati a Los Abrigos, no, Los Gigantes. Gigantes. Stamattina al faro eravamo laggiù, non so se si vedrà. Tipo lì. E adesso siamo qua. Molto bello. Non rendere dal video, ma sono molto enormi. Infatti, Los Gigantes. Allora siamo venuti qua. In questo Forestal Park Tenerife. Bellissimo. E abbiamo appena finito l'attività. Non ho fatto video perché purtroppo non si poteva attaccare la GoPro eccetera. Qua è il posto con tutte le carrucole eccetera. Molto ho fatto divertente. Però un video a lei in una carrucola e uno anche io. Mi sono rimasta in casa. Quindi ve li metterò qua così vedrete. È stata un'attività molto interessante. Siamo pronti. Questa è la carrucola, vado, adesso mi tengo bene. Let's go! Stretto. Bueno. Bueno! Chissà il video cosa è venuto fuori. Ciao amici del vlog, non ci siamo scordati di voi. Oggi siamo stati in casa relax a pool party e poi siamo andati a vedere il tramonto sul mare. Abbiamo mangiato la pizza, raga. Bellissimo. Metterai delle clip? Metteremo delle clip / foto. Ora siamo vestiti per andare in disco perché è l'ultima sera. Ora vi faccio vedere il mio outfit. Questo è il mio outfit. Sono gonna lunga. Anche così. E qua c'è il mio boyfriend. Domani torniamo. Voglio una tia, devo farvi vedere la casa. Non abbiamo fatto l'house tour. Vabbè, ciao guys. See you tomorrow. Allora, siamo all'interno di un complesso di case molto simili, come potete vedere. Praticamente qua c'è il portone d'ingresso con il cancello per il nostro bolide, che tra l'altro è anche rosso, una supercar proprio. E qua c'è il cancelletto per entrare invece a piedi. Questo qua è tutto un prato. Questa casettina ha questa vetrata e poi sopra è fatta in questo modo qua, molto simile alle altre. Di qua facciamo la parte fuori, lo stendino. Questo è l'ingresso. Qui abbiamo fatto colazione, pranzo, cena, eccetera. Qua si prende il sole, abbiamo la piscina,
con le sdraio eccetera eccetera. Poi di qua prosegue, si arriva a questo angolino dove c'è un altro angolo carino con il barbecue e poi si torna alla nostra macchina. Oh, qua c'è la finestra aperta dove c'è un bagno, che è un bagno piccolino che è al piano terra, caso di evenienze. Da qui si entra in questa vetrata, abbiamo un divanetto, una penisola e poi il bancone cucina con Margherita che sta lavando. Abbiamo avuto piano induzione, abbiamo cucinato, frigo, forno, eccetera eccetera. Di qua c'è il bagnettino che vi stavo facendo vedere dall'altra parte. Qua c'è la porta d'entrata all'ingresso che vi ho fatto vedere da fuori. C'è uno sgabuzzino, niente di che. Qua le scale che salgono. Abbiamo qui la zona living con un divano, un altro divano, la TV, questa qui è tutta la vetrata che si vedeva da fuori. Qui un'altra vetratina che esce qui. Un tavolo all'interno, abbiamo fatto una cena. E poi noi qua, salve. E qua appunto siamo tornati fuori. E questo qua è tutto il piano di sotto. Qua ci sono le scale, quando si sale si è a questo corridoio con questa mega vetrata. Di qua c'è una camera delle ragazze. Qua c'è un bagno con una doccia. E qui c'è un'altra stanzina che è la singola. Mentre dall'altra parte c'è una stanza di me e Marghe. Guarda qua, così, carina. Con il nostro bagnettino a doppio lavabo. Che cosa qua, cosa qui. E poi di qua c'era anche un terrazzino molto carino, sempre a vetro. Yeah. E di qua si sì, faccio piscina. Stiamo per andare via e questa casa ci mancherà molto.